Well, I reckon you didn't do it then. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. We got what looks like a 1091E near Peachtree, exit 285. All cars ask to keep on the lookout for 91B in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, very intense, 20 coming in. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. What's this other time? Ed eccoci a questa nuova elettrificante puntata della Super Diretta con un titolo che in realtà qui internamente volevamo riprendere da un po', ovvero The Walking Dead, un gioco di cui vi parleremo fino alla noia, nonché abbondantemente in seguito, subito dopo avervi presentato i miei compagni di avventura che sono Vincenzo Lettera qui alla mia destra che risponderà o seguirà le vostre domande, i vostri interventi su Twitter e nella chat, e vi ricordo che per scrivere sul nostro Twitter dovete avere un account per quel social e scrivere a chiocciola multiplayer it cancelletto super diretta, mentre invece a mouse e tastiera c'è il nostro Pierpaolo Greco. Eccoci. Grande supporter di questo gioco, me l'ha caldeggiato. Io gli devo riconoscere una cosa, che per il secondo anno consecutivo, discutendone, mi regala due perle. Perché una è stata l'anno scorso To The Moon, dove a un certo punto ha cominciato a fare il bambino Lamer dicendomi oh, perché non lo giochi, perché non lo giochi, ed è valsa la pena. Quest'anno l'ha fatto con The Walking Dead. Io ci sto giocando e ci faccio degli orari impossibili. Vincenzo, in chat c'è già un po' di movimento, procedo.
Sta cominciando un po' lentamente, però dai. Dai, fateci Pochi, compagnia. pochi, ma buoni. Esatto, poi appunto dopo aver parlato un po' del gioco, anche perché non è che andremo a mille per non rovinarvi il gusto della sorpresa, delle tante Ti faremo situazioni. vedere, esatto, spiega un pochettino. Esatto, faremo vedere l'inizio del gioco che ricordiamolo, noi stiamo giocando in versione PC, ma il Esatto. gioco è uscito a puntate sia su Macintosh, su Xbox 360 e su PlayStation 3. Li potete E su comprare e iOS. anche iOS, quindi anche su iPad ci potete giocare, li potete comprare a capitoli separati e sono tutti giocabili indipendentemente. La caratteristica Con di l'eccezione, scusami se ti interrompo, con l'eccezione della versione PC Mac, che invece è intera. Telltale devi pagare 25, mi sembra 25 euro, e la devi per forza comprare tutto quanto in blocco. Su PC e PlayStation, Su invece, se volete, 360, su per 360 e PlayStation potete decidere di esempio. Esatto. comprare il primo capitolo, vedere come va e poi con una spesa quindi minima vedere se vi piace ed eventualmente continuare. Perché, e questa è forse l'unica caratteristica che vi farà un po' storcere il naso, il gioco è completamente in inglese. Non esiste nessun tipo di doppiaggio, né di doppiaggio né tantomeno di traduzione per i sottotitoli, quindi un po' bisogna arrangiarsi. Però veramente, se avete una minima dimestichezza con la lingua inglese, noi caldamente vi consigliamo, almeno appunto su console, di provare il primo capitolo e vedere come va. Perché? Perché Walking Dead è un'avventura cosiddetta punta e clicca, un'avventura in cui si è come protagonisti di questo, il protagonista è questo professore universitario lì, così chiamato, che viene accusato di un omicidio. A seconda di cosa rispondete, può venire fuori che è un delitto passionale per cui avete ucciso l'amante di vostra moglie, che era però un senatore degli Stati Uniti. E quindi il gioco inizia quando questo professore viene portato in carcere, scortato da una macchina della polizia. Il discorso è che poi dopo viene fuori appunto se che il gioco è come se fosse una side quest, ovvero una storia alternativa a un fumetto di grandissimo successo negli Stati Uniti, il cui autore Kirkman ha supervisionato la scrittura di questo videogioco, però non se ne è occupato direttamente, affidando ai Telltale lo sviluppo del gioco di per sé. Telltale, già famosi per la riedizione, i nuovi capitoli di giochi come Sam & Max, appunto queste avventure della Lucas, perché appunto tanti dei membri storici della Lucas sono fuoriusciti e si sono ritrovati in questa nuova software house. E per fortuna, Soprattutto Grossman, che è che è il il grosso boss fondatore, Grossman, che non è il grosso, è il fondatore proprio appunto di di Telltale. Telltale. E quindi insomma, per fortuna questo gioco ha avuto molto successo e si presuppone che quindi avrà un seguito. È stato acclamatissimo e tra l'altro, se non sbaglio, commentavamo con Pierpaolo oggi, è fra i nominati e i candidati a titolo di miglior gioco del 2012 ai VGA Awards addirittura, oltre che avventura. Esattamente. No, mi sembra che sia proprio fra i nomination per miglior gioco appunto dei VG Awards. E quindi dicevamo, questo punta e clicca, con la differenza rispetto alle solite avventure di questo tipo, che si può spesso e volentieri morire, non è che il puzzle solving sia l'elemento fondante del gioco, è quasi fosse un film interattivo con alcune sequenze d'azione scandite da altri tempi tipici dei quick time event, oppure breve sequenze interattive in cui bisogna spostare il cursore sui mostri decidendo di colpirli con alcuni oggetti che si siano trovati nel fondale, quanto piuttosto con calci e pugni. La grande, grandissima forza del gioco è l'introspezione che si fa dei personaggi, i caratteri, il character design, cioè la cura che è stata riposta nel delineare i caratteri degli stessi personaggi, e poi questa serie di dialoghi che alterano in parte l'evolversi delle vicende, con delle risposte multiple a tempo, cioè c'è un indicatore di tempo che scorre entro il quale bisogna scegliere la risposta da dare, e questo influenza in maniera evidente il modo in cui gli altri personaggi vi rispondono e il modo in cui affrontate le diverse sezioni. Ora noi vi faremo vedere, come detto, il primo, poi l'inizio del secondo, per farvi capire un po' l'aria che si respira. Insomma, ci sono molte citazioni. Che cosa ti può venire in mente, Pierpaolo? Io prima ancora di parlare di tutte le citazioni, hai fatto una spiegazione assolutamente perfetta, mettendo in mezzo anche il discorso di Kirk, ma volevo fare solo due micro aggiunte rispetto a quello che avevi detto. Uno, che la serie è composta da 5 episodi, in totale, la prima stagione è composta da 5 episodi. A quel punto, molto probabilmente hanno già, come affermato, mi diceva Ben Antonio, un'ipotesi di seconda stagione.
L'altra cosa è che sì, il gioco è tutto completamente in inglese, in realtà su PC e su Mac, essendo un titolo di Telltale, quindi basato sul motore con cui hanno fatto anche tutte le altre avventure grafiche, da Tales of Monkey Island a Jurassic Park, a Ritorno al Futuro e così via, c'è un team italiano molto bravo, amatoriale, che ha già lavorato pesantemente su una patch di traduzione in italiano. Se non sbaglio hanno fatto praticamente ormai tutti gli episodi, almeno di sicuro fino al quarto, che si può tranquillamente scaricare, questa patch, se cercate The Walking Dead in italiano lo trovate subito il sito, adesso non me lo ricordo a memoria, e si può, ed è facilissimo da copiare, va semplicemente copiata nella cartella del gioco, e il gioco diventa sottotitolato in italiano. È molto semplice come cosa, ovviamente non è supportato ufficialmente, però di certo Telltale non si verrà a lamentare con voi se, se mettete la patch di traduzione amatoriale in italiano. Detto questo, discorso dell'ispirazione, come ha detto benissimo Antonio prima, non è appunto fatta direttamente da Kirkman, però rispetto alla serie televisiva, soprattutto alle prime due stagioni della serie televisiva, che è stata pesantemente criticata, qui il lavoro di attaccamento all'universo del fumetto è assolutamente eccezionale. Veramente, anche se si tratta di una storia assolutamente parallela, si incrocerà fondamentalmente un solo personaggio importante della serie. Tutta la sensazione di The Walking Dead, quindi il pericolo imminente di morte dei personaggi primari, dei personaggi secondari, un certo tipo proprio di feeling di disperazione di tutti i personaggi che trovano sul schermo è sempre estremamente ben rappresentata, come nel fumetto. È una avventura grafica fra mille virgolette, c'è veramente poco di avventura grafica, diciamo, sì, di enigmi. L'inventario è ridotto all'osso, praticamente degli oggetti che prenderete serviranno sempre a qualcosa e verranno quasi sempre utilizzati in automatico. A livello di interfaccia, così già che ci siamo ve la facciamo vedere, ci sono questi punti che nelle versioni PC, Mac, PSD 360 sono si possono non mettere, questi aiuti, diciamo, di trovare i punti di interconnessione, di contatto, punti di utilizzo. Sulla versione iOS invece sono obbligatori, e una volta che si è su questi punti, come vedete, con i tasti, in questo caso i tasti numerici, si può scegliere il verbo, diciamo l'azione da fare, che si modifica in base al tipo di oggetto, quindi potrà esserci una bocca per parlare piuttosto che uno degli oggetti che si ha nell'inventario. Fine. Fondamentalmente qui si risolve. Il resto sono una serie di quick time events, come avete visto prima, anche se non era un vero e proprio quick time events perché devo solo sparargli in tempo, oppure proprio di pressione del tasto in un periodo di tempo limitato. Nella versione console, invece, passando il cursore su uno di questi punti interattivi, per ognuno dei pulsanti del pad, cioè tipo A, Y, B e X su Xbox, croce, triangolo, eccetera, su PlayStation, per ognuno dei pulsanti corrisponde un'azione, per cui è anche piuttosto immediato. Vincenzo, io so che c'è subito una interazione della chat a cui vuoi dare un seguito. Assolutamente sì, facciamo anzitutto gli auguri a Spawn 1988. Quanti anni fa? Chi lo sa, penso il 1988, 24 anni, auguri Spawn. Potrebbe esserci il trucco. La magagna, sì. Esatto, sì. Magari ha 1988 anni. Battuta proprio pessima, però. Domanda a razzo, da Stefano su Twitter. Dice, ma la versione con tutti i capitoli che uscirà in America in questi giorni, quindi suppongo quella pacchettizzata, la vedremo mai in Italia? Secondo me non la vedremo, anche perché il gioco non è stato sottotitolato in italiano. Oddio, è pure vero che Sam & Max alla fine lo portò, se non sbaglio, Atari, e lo fece sottotitolato per occasione delle prime due stagioni. Quanti anni fa era? Fu la prima o la seconda avventura loro, parliamo almeno di minimo 3 anni fa, forse anche 4. Non lo so. Chissà, vedremo. Bisognerebbe dire mai, perché comunque The Walking Dead è importante come franchise, molto anche in Italia. Ma la serie televisiva è uscita in Italia? Sì, ha voglia. Ed ha avuto successo? Sì. Allora, può darsi. Anche il fumetto è uscito in Italia, ha avuto grandissimo successo. Quindi non è mai detto che qualcuno prende e si compra i diritti anche per portarlo. Senti, tu, perché Pierpaolo, devi sapere, allora, noi in redazione abbiamo... Non devi dire una cazzata. Certo. No, non è vero, non è una cazzata. Parte come una cazzata, però almeno so che loro, i nostri ragazzi che ci seguono, sono appassionati della vita redazionale. Lo dovete sapere che noi abbiamo uno spacciatore di fumetti, che è Matteo Santicchia, che porta questi fumetti e poi fanno il giro delle due chiese, che sono Pierpaolo e Andrea Pucci, e quindi hanno seguito per un anno questo Walking Dead in fumetti, e poi anche la serie televisiva, e ci sono stati in vari dibattiti perché dicevano il fumetto super figata più o meno, la serie televisiva, serie televisiva invece non li ha convinti più di tanto. Ma quindi io ti chiedo, il videogioco rispetto alla serie, cioè come lo metti in classifica? Prima c'è il fumetto, poi il videogioco e la serie televisiva? Sì, esatto, il fumetto è intoccabile, secondo me il fumetto è bellissimo. Sì,
si vede un po', ne parlavamo giusto con Matteo, si vede un po' una diminuzione forse negli ultimi 2-3 numeri, si è diventato un po' troppo logorroico, senza grande mordente, a mio parere, ci mancherebbe. Matteo invece... No, anche lui, sì, è abbastanza d'accordo. L'ultimo numero che ancora mi deve portare ha detto sta addirittura faticando a finirlo di leggere. Quindi secondo me c'è stato un ribasso di, non dico di qualità in generale, comunque si capisce che non vuole farlo finire troppo presto, ma non sa neanche cosa dire. Il videogioco lo metto senza ombra di dubbio in seconda posizione, estremamente vicino al fumetto, perché veramente è stato fatto un gran lavoro. Per me la serie televisiva, io sinceramente ho visto una manciata di puntate della prima stagione, una manciata di puntate della seconda stagione, per me è veramente pessima. Molti mi hanno detto che si potrebbe addirittura iniziare solo dalla terza stagione, che è la prima interessante. Leggo anch'io dal mio punto di vista, io non mi va di vedere tutte le puntate prima, non mi piace far partire una stagione, una serie TV dal terzo episodio, ne faccio tranquillamente a meno. A meno sopravvivi. Va detto che la terza serie comincia proprio da quando loro arrivano nella prigione, quindi è quello che è considerato un po' da tutti il ciclo più interessante, più emozionante di tutto. Sì, però già mi hanno detto delle cose differenti su come è trattato il governatore. Vabbè, niente spoiler. Vincenzo? Allora, chiedono un confronto, Filippo su Twitter chiede un confronto con Back to the Future, se è più divertente rispetto a quello, allora, se è più emozionante. Allora, rispetto a Back to the Future, diciamo che si avvicina molto come stile di gameplay, ovvero che praticamente non c'è il gameplay, quindi su quello ci siamo abbastanza vicini. Diciamo io lo considero come anche un po' nel filone degli Heavy Rain, appunto, di Ritorno al Futuro, di Jurassic Park, nel senso che è quasi più una storia interattiva, non so se sei d'accordo con me, Anto, piuttosto che un'avventura grafica come Tales of Non Kiana. A caso ti ho citato To The Moon, perché se anche esatto, To The Moon, esatto. To The Moon è esponenzialmente più emozionante, ovviamente, sì, di questo. Però sì, non, è un non gioco, sì, quasi. Una storia interattiva. Io sono rimasto bloccato solo in una scena perché... Non avevi visto bene un punto, cioè. Sì, perché avevo il televisore messo la luminosità a meno 20, per cui non riuscivo a trovare un personaggio nel fondale, non lo vedevo. Però per il resto è impossibile, quindi, rimanere bloccati. Come gameplay sicuramente si avvicina molto a Ritorno al Futuro. Come divertire Ritorno al Futuro, il problema è che erano troppe sequenze di intermezzo. Qui c'è molto più gioco, perché comunque anche nelle sequenze di intermezzo ho visto salta fuori la cosa che vi fa prendere un colpo perché esce fuori uno zombie, piuttosto che c'è un momento di azione, o comunque avete tanto il discorso delle risposte, dei dialoghi. È differente da Ritorno al Futuro perché è mille volte più coinvolgente, a livello emotivo. Cioè tutto questo, la grande potenza di The Walking Dead è in questo, nei dialoghi. A parte che sono nel 99% dei casi sono dialoghi in cui dovete rispondere entro un certo tempo, altrimenti è la risposta mancata e ha sempre influenze sulla storia, ma tutto quello che farete, tutti i dialoghi che farete avranno ripercussioni su l'atteggiamento degli altri personaggi nei vostri confronti, e spesso potrà portare alla loro morte, a dei grandi cambi di proprio di confronto con altri personaggi, grandi cambi di atteggiamento, e vi sentite proprio, come dire, vi sentite parte integrante della storia, vi sembra davvero di averla delineata voi, anche se naturalmente ci sono un sacco di furbate di Telltale, naturalmente, perché non poteva fare un gioco con 500.000 finali, però assolutamente vi fa venire voglia, che vi fa pensare che realmente avete fatto voi delle modifiche nel gioco, e questo è importantissimo, senza ombra di dubbio la migliore serie realizzata da Telltale. Con forze, io personalmente ci metto Tales of Monkey Island, perché a me Tales of Monkey Island, tutti gli episodi mi sono piaciuti tantissimo, ed è un po' più avventura grafica in quel caso, assolutamente, c'è più avventura grafica, c'è. Ecco il quick time, hai fatto una tastiera. Io, guarda, la cosa che mi sento di dire, e che mi sta molto piacendo in questo, perché per farvi capire una situazione tipo che vi può capitare, è che avete un dialogo sempre più incalzante con uno dei personaggi che per esempio volete accusare di qualcosa, oppure vi stanno accusando di qualcosa e dovete rispondere per giustificarvi o per spiegare quello che avete fatto. Di solito le risposte possono essere una la verità, una la menzogna, una la via di mezzo, però le espressioni dei personaggi su schermo e quanto voi alla fine riuscite a essere connessi psicologicamente agli stessi vi fanno rispondere, cioè vi scoprirete a rispondere a queste domande come fareste nella vita vera per come siete voi. Cioè, della serie, ad alcuni personaggi vi sentirete in difficoltà a dire la verità perché vi dispiace deluderli, oppure vi troverete in difficoltà a mentire per lo stesso motivo. Cioè, più volte ci si scopre scoperti dal punto di vista emotivo, e questo, insomma, non è banale per un videogioco. Vincenzo?
Pasquale, sempre su Twitter, ci chiede: ci sono personaggi della serie TV che possiamo ritrovare anche nel gioco? Nel fumetto ce ne sono due in realtà, Pasquale. Pensavo uno soltanto. Esatto, uno è un ragazzo che non mi ricordo come si chiama. Che è il giapponese. Che è il giapponese. Che si trova nella serie, insomma, un personaggio molto importante nella serie a fumetti. Qui passa, mi pare, nei primi due episodi. Nel primo. Nel secondo già non c'è? No, forse anche nel secondo. Se ne va a metà del secondo. Esattamente. Che è lo stesso giapponese che nel fumetto si incontra ad Atlanta, se non ricordo male, all'inizio, uno dei primi episodi. Infatti, qui nel videogioco, perché il videogioco è ambientato contemporaneamente, c'è un, insomma, a un certo punto se ne va, ma si trova perché Lee, che è questo protagonista, è nato in una cittadina americana che si chiama Macon, e lì va all'inizio del gioco. Va insomma in un ambiente che non vi stiamo a discutere perché, a descrivere, perché non so se ci arriveremo e non vi roviamo la sorpresa. Nel secondo si trasferiscono in un'altra locazione che invece vi faremo vedere, e da lì questo personaggio giapponese se ne va. C'è un altro personaggio che è la figlia del militare, Lily si chiama, e si vede nel fumetto. Wikipedia dice che è uno dei personaggi del fumetto, sì, e infatti per quello se ne va, perché hai ragione. Sono due personaggi che si trovano nel videogioco e nel fumetto. Questa Lily, nome ce lo ricordiamo perché mi sono innamorato perdutamente. E però se ne va, è un po' un classico, caro Pierpaolo. E come tra l'altro, come insomma, noi l'abbiamo recensito su Multiplayer, ha fatto un ottimo lavoro Andrea Rubini, che ha recensito tutti e cinque gli episodi, tra l'altro in tempi non sospetti, quando ancora del primo episodio non se ne parlava moltissimo. E come lui ha detto in più di un'occasione, la vera protagonista del gioco è Clementine, questa bambina che incontrerete appunto all'inizio del primo episodio e che vi porterete dietro per tutti e cinque episodi, insieme naturalmente a Lee, che siete il personaggio che voi controllate. Però l'emotività... il legame incredibile che diventa a un certo punto quasi un legame di genitore fra appunto lì e Clementine è quello che vi trascinerà all'interno di tutti e cinque episodi. Clementine è questa bambina che rimane senza i genitori perché, come avete visto all'inizio, i genitori sono a Savannah, per andare tipo in vacanza a trovare degli zii, se non ricordo male, e voi cercherete, insomma, di prenderete, diciamo, in custodia Clementine nel tentativo poi magari di farle ritrovare i genitori. La cosa bella è appunto questo legame incredibile che si viene a creare fra i due, e questa cosa, come diceva prima Antonio, che i dialoghi che farete costantemente, le vostre azioni, se salverete Clementine in determinati momenti di pericolo, seppure verrà salvata da altri e così via, modificano il rapporto che c'è fra Lee e Clementine. Lei vi imparerà a considerarvi un padre gentile piuttosto che un padre estremamente nervoso, piuttosto che estremamente rigido, insomma potrete riempirla di paure, così come invece farla rimanere tranquilla in questo olocausto che è appunto l'invasione zombie. La cosa particolare è appunto e come si trascinerà tutto. Tra l'altro, l'altra cosa particolare che dico, ultima, poi magari passeremo al secondo episodio, è che ogni episodio quando finisce ha questa cosa particolare, vi fa vedere una schermata dove riepiloga i 4-5 momenti cruciali della puntata, possiamo dire, dell'episodio, come avete reagito voi e come hanno reagito le altre persone, quindi in percentuale, del tipo, che ne so, avete aiutato o meno quest'altro, come siete posizionati voi e gli altri, e poi ovviamente ogni episodio successivo partirà in base a come voi avete completato l'episodio prima. Vi viene costruito con un vero e proprio previously, quindi fa vedere quello che è successo prima e terrà conto di quello che avete fatto. Questo vuol dire che è sempre possibile iniziare anche dal quarto episodio se vi prende questa cosa senza senso. In quel caso sarà il gioco a costruirvi in modo automatico, in base alle scelte di maggioranza che sono state fatte dai giocatori, quello che è successo prima, fondamentalmente. Ve lo dico perché ho avuto un paio di persone che mi hanno chiesto: ma io il primo episodio l'avevo un po' giochicchiato, non mi era piaciuto, posso passare direttamente al secondo? Assolutamente sì. Però in quel caso, appunto, ovviamente il gioco farà in automatico il racconto di quello che è successo nel primo. Vincenzo? Teodoro chiede se The Walking Dead potrà ridefinire il genere delle avventure. No, mi auguro di no. Un'altra cosa, perché, esatto. Cioè, nel senso, oramai il genere delle avventure dopo tanti anni è già definito, cioè è questo. Poi ci sono diverse take, come dicono gli inglesi, diverse interpretazioni sul genere. Da qui non si scappa più, anche perché le poche volte in cui si è provato a fare qualcosa di diverso, gli utenti di questo genere si sono lamentati. Cioè, questo, se vuoi un'evoluzione del genere punta e clicca, gioca Heavy Rain. Quella è l'evoluzione delle avventure punta e clicca, l'estrema evoluzione. Però le avventure punta e clicca con un ambiente 3D minimamente in cui ti puoi muovere, eccetera, questo qui forse è la massima espressione, perché poi veramente a quel punto il livello qualitativo di una serie, di un gioco, si basa sulla qualità dello script, cioè della sceneggiatura e della qualità dei dialoghi. Come in questo caso sono buoni, ovviamente è bello anche il gioco, ma non è che appunto la giocabilità, abbiamo detto prima,
è la stessa di Ritorno al Futuro, la differenza è che qui c'è una signora storia e dei personaggi credibili. Ora non vi sto a dire niente, ma quando più avanti, come diceva Pierpaolo, si evolve il rapporto fra questa bambina e lì ci si sente affezionatissimi, lui dovrà fare delle cose che fanno appunto i genitori coi figli e sembra, insomma, ci si sente coinvolti. Vincenzo? Intanto arriva qualche bacchettata dalla chat. Anzitutto Glenn pare essere coreano e non giapponese. Ma scusate, però poi... lo tiro orientale, dovevo dire, è vero, ho sbagliato. E poi pare esserci anche Herschel nella... Nel gioco credo che sia il nome, no? No, il coreano è Glenn. No, l'anziano della il fattore. Ah, il è fattore. Lo stesso? Ma si incrocia, ma non lo vedi. Pensavo infatti si incrocia, ma non lo vedi. Eh? Attenzione, c'è perché vai nella fattoria per lì che papà non c'è più, ma non lo incroci. Herschel, pure secondo me, infatti, non è. Non cioè, c'è in, un qua, in una fotografia su un muro. C'è. Comunque, ragazzi, e quindi vi ho già detto, andiamo in dettagli estremi. Ciò che conta è che. Ha dei micro punti di contatto con la serie a fumetti, utilizza lo stesso identico universo nello stesso identico periodo. Perché la storia, spieghiamolo per chi non lo sapesse, in realtà è questa infezione che cosa si scopre nel gioco? Che a differenza delle credenze popolari, cioè ovviamente create da fiction assolute, qui il morbo è un'infezione che oramai tutti gli abitanti hanno incubato, hanno dentro di sé, che si scatena una volta che si muore, se quando si muore non si ha il cervello spappolato. Per cui non serve il morso degli zombie per diventare zombie, ma basta morire per trasformarsi in zombie. E per questo l'epidemia si diffonde così velocemente. È una peculiarità, esatto, del gioco, in realtà dell'universo di Kirkman, che lui ha pensato a questa reinterpretazione degli zombie. Beh, poi appunto, come hai detto te giustamente, ognuno lo interpreta in modo diverso i zombie. Diciamo che a livello di struttura, poi passeremo al secondo episodio, il gioco alterna tutte queste fasi che sono un po' più lineari, nel senso che, come avete visto, fondamentalmente io ho fatto dei pochi movimenti, ho risposto e ho dialogato, a delle fasi un po' più aperte come quella che si aprirà adesso, dove invece diciamo non c'è più del tempo, semplicemente si va in giro, si guardano le cose, si parlano con le persone, ci sono una serie di risposte multiple non a tempo, si raccolgono oggetti fino a che si fanno quegli uno o due enigmi, con mille virgolette la parola enigmi, e a quel punto allora si attiva un'altra sequenza abbastanza più adrenalinica e così via. Quindi alterna queste fasi un po' più da avventura a fasi un po' più lineari, scriptate. Allora, e io direi che adesso Pierpaolo passa al secondo episodio, per cui vi faremo vedere l'inizio per far vedere, perché fino adesso avete visto, a parte la casa della bambina e poi questa, perché questa parte nella fattoria è molto bella, il secondo capitolo fra quelli che ho giocato io per adesso è il più bello, e l'inizio fa capire un po' un'apertura di fiato, cioè nel senso si allargano gli orizzonti dei protagonisti. Ma allora, per non parlarne poi ulteriormente, a meno che non ci siano domande, abbiamo preparato anche un paio di argomenti per questi ultimi 10 minuti della diretta di oggi per parlare appunto nel podcast, ed è notizia di questa notte, tra l'altro ero su Twitter che stavo finendo di giocare a Walking Dead, quando Mike Capps, presidente di Epic Games, ha annunciato che lascia appunto Epic. In realtà rimane nel consiglio d'amministrazione, nel board di Epic, però se ne va perché è diventato papà, va a fare il papà a tempo pieno. E allora oggi io e Pierpa ci siamo guardati parlandone e ci siamo resi conto che negli ultimi 6-7 mesi da Epic se ne sono andati Rod Ferguson, se n'è andato Cliff Bleszinski e ora anche Mike Capps. Degli storici c'è rimasto, di quelli che possiamo conoscere, il ragazzo che si è sempre occupato del design delle mappe in multiplayer dei giochi Epic, e poi Tim Sweeney, che è il responsabile tecnico di Epic, è colui che ha creato la Real Engine e che tuttora è a capo della divisione tecnica e tecnologica della Software House, che si divide fra i soldi che fa con i Gears of War, gli Infinity Blade dimmelo un altro. No, perdonami, non ti stavo sentendo. Infinity Blade e Bulletstorm. Bulletstorm, e poi però c'era quell'altro che non mi ricordo mai, che avevamo fatto su Live Arcade, bellissimo. Shadow Complex, anche per pare ci sia un seguito. Quindi si alterna fra lo sviluppare questi motori grafici, che sono oramai, noi pensiamo, insomma, gran parte del loro income, cioè del loro fatturato, e poi quei giochi che fanno un po' da veicolo alle loro azioni, insomma, nel senso che fa da veicolo alla salute della loro azienda.
Per Paolo, quindi secondo te, Epic adesso che cosa gli aspetta? Nel senso, devono ricostruire un team interno fatto di due personaggi che negli ultimi anni erano diventati cruciali, insomma, cruciali e iconoclasti, cioè erano due icone. Cliffy B è una specie di rockstar, insomma. Secondo esatto. te ora che cosa succede dentro Epic? Allora, lo sai, ne abbiamo parlato questa mattina, abbiamo un po' una visione un po' non proprio vicinissima io e te, nel senso che io, avendo visto la dipartita di Cliffy B, che per me, per quanto ne potrà dire lui e tutti quanti, è estremamente legato alla volontà di Cliffy B di fare una nuova IP, io credo proprio che per me, naturalmente, quello che è successo è che lui si è seduto e ha detto: ok, mi piacerebbe riprendere in mano Unreal, visto che lo posso far ripartire da zero, come cioè fare qualcosa di successo. E secondo me Epic gli ha detto chiaramente: no, guarda, a noi non ci interessa fare un nuovo, cioè reinvestire tutto quello che è stato investito in Gears of War, perché i tempi sono ben diversi, eccetera, eccetera, eccetera. E lui ha deciso giustamente di andarsene. Per Antonio i motivi sono altri, resta dato di fatto che secondo me la dipartita di Cliffy B, così come la dipartita di Mike Capps, evidenzia una precisa volontà di Epic di allontanarsi definitivamente dallo sviluppo dei videogiochi. Secondo me è talmente forte, talmente importante l'introito che ormai hanno, e talmente, tra l'altro, time consuming l'introito, cioè l'investire sulla Real Engine, sulle Real Engine 4, sul futuro, sulle future, insomma, derive degli Unreal Engine, che probabilmente anche la scelta fatta con Bulletstorm, con People Can Fly, gli permetta magari di andare avanti con un solo titolo, che sia il Gears of War o che sia qualsiasi altro titolo, ma per me il grosso loro rimane ormai sviluppare motori e magari una volta ogni due anni uscire con un nuovo capitolo di Gears of War o con quello che sarà, con quello che diventerà Gears of War o con qualsiasi altro titolo. Permettimi solo una cosa, prima che mi rispondi, vi abbiamo fatto vedere l'intro un po' spoilerosa, avete visto sicuramente che muoiono un paio di personaggi, è cruciale che capiate che in realtà, in base a come voi vi comporterete nel primo episodio, quei personaggi potranno più o meno morire, non è che devono necessariamente morire, quindi quello che avete visto è solo una possibile deriva del totale, prima che ci ammazzano, avete fatto spoiler, ho già visto chi muore. Quindi, se avete fortuna, in realtà per adesso non avete visto nessuno spoiler, esatto. Ma prima della fine restate con noi perché vi racconteremo il finale. Vincenzo, secondo te... E lo racconteremo anche a te, visto che ancora non l'hai esatto, finito. Esatto, e a Bazza è subito incavolato prima perché il nostro Alessandro, senza dircelo, aveva iniziato a giocare a Walking Dead e tipo subito prima della diretta gli abbiamo rovinato l'inizio del secondo capitolo. Rispondimi te, a proposito della mia valutazione, sentire Vincenzo. Ma allora, io penso che loro comunque di un flagship title, cioè di un titolo che per ogni generazione detti in là e faccia capire che cosa è possibile fare con il loro motore, ne avranno sempre bisogno. Per cui il Gears of War di turno non lo mollano, anche perché comunque ci fanno un sacco di soldi. Quello che mi incuriosisce è sapere adesso che cosa succederà, cioè nel senso, perché loro dovranno fare un po' quello che ha fatto Microsoft con Halo, cioè costruire un nuovo, come hanno fatto con i 343 Industries, cioè prendere e costruire un team interno. La mia domanda, o forse il mio pensiero, è quello che loro potrebbero fare un po' quello che ha fatto Activision con Treyarch, poi abbiamo detto che si dice sì. Con Treyarch, perché in pratica a forza di alternare Infinity Ward con Treyarch per fare un Call of Duty l'anno, potrebbe essere che adesso People Can Fly fa il Gears of War Judgment, che ho visto e del quale vi racconterò il 12 dicembre, e poi magari il prossimo anno col lancio dell'uscita delle nuove console fa uscire un nuovo capitolo inedito di Gears of War col nuovo motore. Secondo me, perché io sono stato già due volte a trovare Epic nei loro studi, uno dei motivi, allora sicuramente sono d'accordo con Pierpaolo, Cliffy voleva le mani libere per fare un po' quel che gli pareva, che non fosse Fortnite, che è il nuovo gioco che stanno facendo. Cioè, non l'ho citato Fortnite, effettivamente. Loro, secondo me, lui voleva lasciare un segno, perché io l'ho visto diverse volte alla Game Developer Conference, che è questa conferenza a San Francisco, invitato al tavolo a parlare con i vari Sid Meier, Will Wright, e secondo me lui un po' la sindrome di quello che alla fine verrà ricordato perché ha fatto qualche Unreal e Gears of War un po' ce l'ha. Cioè lui vorrebbe poter dimostrare di saper fare anche qualcos'altro. Quello da una parte, e dall'altra, secondo me, Cary, dove sta Epic, è un posto molto carino, ma essere miliardari a 30 anni in un posto tutto pieno di prati, dove ci sono solo centri commerciali, insomma... Diceva come Irvine dove sta Blizzard. Capito, un po' ti va stretta, cioè lui oramai è un po' una rockstar, per cui secondo me lo rivedremo ben posizionato in qualche studio o a New York o più facilmente a Los Angeles. Vincenzino, tu cosa ne pensi? Quello che hai detto tu. Però passerei alle domande su Twitter, che sono più interessanti.
Roberto ci chiede se secondo noi è prevista una seconda stagione. Io credo proprio di sì, perché secondo me i soldi che hanno fatto con questo titolo non li faranno con nient'altro. Sono infiniti probabilmente. Sì, tra l'altro loro hanno già confermato l'ingrandimento del... l'ingrandimento della, come cacchio si chiama, della, dell'ufficio principale, che passeranno entro il prossimo anno, entro l'inizio del prossimo anno, passeranno da 125 a 160 persone all'interno degli uffici di Telltale, per cui è molto, secondo me è molto probabile che faranno una seconda stagione. Sicuramente si concentreranno anche su altri franchise o su altri titoli. Io spero vivamente che ritornino a lavorare su una cosa, cioè lavorino su qualcosa di inedito. Fondamentalmente Telltale non ha ancora fatto un suo brand, perché ha fatto Sam & Max, ha fatto Monkey Island, ha fatto Strong Bad, ha fatto Jurassic Park, Ritorno al Futuro e The Walking Dead. Non ha fatto un suo titolo. Spero che ne approfitti con tutta la conoscenza ormai accumulata per fare un suo titolo. Vedremo come si evolverà. Come vedete, il gioco è comunque violento, quanto è violento il fumetto, quanto è violento il telefilm. Credo che sia 18 più, anche se come digital 18, è un po' più problematico il rating essendo digital, però come avete visto è super violento. Poi sei una brutta persona perché hai appena tagliato una gamba a un tizio e hai fatto morire un altro. Esatto. In chat chiedono il programma delle super dirette per, visto l'avvicinarsi festività. Delle festività natalizie, insomma, cosa faremo noi a Natale? Allora, il programma è abbastanza lineare, nel senso che sicuramente ci saranno dirette settimana prossima, sicuramente fra due settimane, anche se naturalmente andremo, come avevamo già detto l'ultima volta con Antonio, lunedì, a recuperare titoli via via sempre secondari che sono stati tralasciati. Magari facendo, arricchendoli con qualche discussione tipo quella di oggi. Esattamente, per cui fino al, se non sbaglio, giovedì 20 dovrebbe essere, che probabilmente giovedì 20 la faremo anche con Umberto e Andrea, faremo la classica nostra diretta di saluti a Natale, insomma sotto Natale, fino a giovedì, che mi sembra sia 20, sicuramente saranno dirette. Dopodiché saremo fermi le due settimane che vanno, diciamo quella da Natale a Capodanno e quella da Capodanno alla Befana, per ripartire lunedì, che più o meno dovrebbe essere 7-8, se non ricordo male, gennaio. Quindi non quella della settimana del 25 e non quella della settimana del 2 gennaio. Questo però non vuol dire che abbiamo in vacanza. Esatto. Cioè ricordatevi che ci sono un sacco di cose che bollono in pentola, fra cui il nostro Antonio Tanzen, che è a San Francisco, no, a Los Angeles. E si può dire finalmente, sì, anche se l'avevamo già detto praticamente lunedì esatto, però è andato a vedere Bioshock Infinite in esclusiva assoluta, ha giocato le prime, si può dire, sì, va bene, ha giocato le prime 3 ore e mezza di gioco e basta, quindi lo vedrete. Si può dire l'embargo quando scade? Sì, entro questo ma non diremo l'embargo, diciamo diremo entro l'embargo. Questa settimana rimanete rimanete con noi, esatto. Oppure telefonate a Vincenzo, esatto. E lo stesso per Gears of War Judgment, invece l'embargo scade il 12 dicembre, esatto, alle 3 di pomeriggio. Non solo, perché c'è Matteo che ha visto tutta la lineup di Electronic Arts e ci accompagnerà con uscite scadenzate, perché sono tutti sotto embargo fino a Natale, ma non solo, perché naturalmente entriamo nel periodo diciamo meno caldo dal punto di vista delle uscite, più caldo da un punto di vista editoriale, perché probabilmente già questo weekend usciremo con il nostro specialone gigante natalizio, con i consigli, insomma, dei giochi da farvi regalare o da regalare, con gadget, accessoristi di tutto e di più per ogni piattaforma. E poi naturalmente all'avvicinarsi Natale partirà tutto il tam-tam con il gioco dell'anno. Partiranno le nomination, partiranno le votazioni della redazione. Anche quest'anno cercheremo di coinvolgervi, quindi ci sarà tutto un sistema di votazione tramite sondaggio per i giochi dell'anno secondo voi lettori, e questo ci accompagnerà naturalmente fino all'anno prossimo sotto la Befana. Ci sarà lo specialone con i giochi più attesi del 2013, insomma le classiche cose che vi terranno compagnia per diversi giorni durante le vacanze natalizie. Poi allora, siccome abbiamo più o meno 5 minuti di tempo, ma anche meno, allora l'ultimo punto del podcast che avevo raccolto te lo sintetizzo in un: secondo te Lara Croft è sempre buona? Assolutamente, io ho detto che questo reboot e restyling, secondo me il lavoro che hanno fatto su a livello di character design di Lara Croft ha raggiunto delle punte di eccellenza incredibili. Se esistesse un'attrice, una persona, una donna con le fattezze attuali di Lara Croft a livello di design del viso e del corpo, lasceresti di tutto per andare. Assolutamente, secondo me è bellissimo il lavoro che hanno fatto a livello di character design per questo episodio. E quindi alla fine, voglio dire, a parte il free roaming, il non free roaming, ciò che conta, è quella ripresa da dietro che ci accompagnerà tutte le X ore di gioco. No, scherzi a parte, Vincenzo dovrebbe avere 3 mani per giocare a Tomb Raider. Esatto.
Senta, diciamo, l'ho fatto secondo me un gran character design, ma io attendo con grandissimo piacere anche di capire come si evolve, cioè a livello di gameplay comunque è molto interessante. Tra l'altro lo andremo a vedere proprio domani mattina, il nostro Andrea Porta lo andrà a vedere da Halifax, e quindi entro brevissimo avrete anche un super articolone con tutte le novità. Che fa piacere poter dire il nostro Andrea Porta, eh? Esatto. Devo dire, ci fa molto piacere. Esattamente. Vincenzo, hai tempo per l'ultima domanda della chat, o gli ultimi due, va. Ci chiedono informazioni sempre riguardo il periodo natalizio su A Natale Non Farti Male e sulla Super Diretta XL. Allora, Super Diretta XL, penso che ormai se ne riparla a gennaio, posso levare anche il penso. Se ne riparla a gennaio, punto. Ma quello vogliamo mettere Vicenzo il 24-27 a fare il punto doc? No, volevamo fare la Super Diretta XL su Guardians of Middle-Earth. Purtroppo per poco è saltata. Purtroppo, no, scherzi a parte, ormai se ne riparla appunto gennaio. La prima domanda invece era... Già me la su Natale, Natale non ti fa male. Allora, ho già sulla scrivania la nuova puntata del Te lo dice, dovremmo girare, ma non è assolutamente Natale non ti fare male. Credo che faremo una puntata comunque a Natale non ti fare male durante quel periodo lì natalizio. Ve lo posso più o meno confermare, però ancora non c'è a livello di design. Spara l'ultima bombetta e poi andiamo. Un attimo solo, volevo dirvi, già che sto facendo vedere adesso che siamo in una fase un po' più normale, come avete visto, per farvi capire come cambia anche lo stile di gameplay, qui tutto l'inizio del gioco avete quattro pezzi di roba da mangiare, praticamente dovrete decidere a chi personaggi darli, perché ovviamente sono molti più di quattro i personaggi che sono nel gioco e che sono in questa fase, e naturalmente a seconda di come vi sarete comportati e a chi avrete deciso di dare a mangiare sarete giudicati da tutti gli altri personaggi. E ovviamente il Pierpa è andato subito dalla MILF. Io solamente alle donne ho dato dalla MILF è andato, sono... io donne e bambini. Non mi sono fregato neanche dei bambini, l'ho dato proprio solo alle donne. Sono la MILF. Sì, sì, sì. Vincenzo, l'ultima sparata e poi passiamo ai saluti. L'ultima domanda è: sblocca? Su Xbox, guarda, è un grosso rammarico perché devo dire che costa 2000 Microsoft Point comprare tutti e 5 gli episodi. Gli obiettivi sono fissi, sono 500, no, sono 100 per ogni capitolo, per cui sono 5 capitoli, 100 sono obiettivi, cioè 100 punti obiettivo, 100 punti per capitolo. Sono 5 obiettivi per un totale di 100 punti per ogni capitolo, per cui non ci sono sorprese. Se voi lo finite fate 500 punti. Gli stessi sono ovviamente anche su Steam, che ha naturalmente gli obiettivi anche su Steam e non cambiano a seconda di quello delle scelte fatte durante il gioco, cioè sono fissi, almeno su console, per cui insomma alla fine avrete 500 punti, però per così tante ore di gioco, perché alla fine stiamo parlando di un gioco che dura tipo 12 ore. Non... Ma sì, fra tutti e 5 gli episodi, una decina d'ore abbondanti, sì, 10-12, sì, sì, realistico. Va bene, allora detto questo, passiamo ai saluti, perché io ho un assalto alla diligenza da fare. Che l'abbiamo fatto? Ci siamo, cavolo. Allora, salutiamo Alessandro Bazzucchini alle telecamere, alle luci e alla regia. Salutiamo Lee, che deve salvare il mondo dagli zombie. No, spegniamo gli ultimi due parole di The Walking Dead, che comunque avete visto tutte e cinque le recensioni, le trovate sul sito, fatte da Rubini. È Esatto, è un titolo iper consigliato. Io personalmente mi sento di consigliarlo. Sicuramente anche Antonio, Vincenzo anche lo sta giocando. Tra l'altro, dalle nostre recensioni si evince benissimo che è un titolo che vale assolutamente l'acquisto. Tra l'altro, su iOS il primo episodio è gratuito, quindi lo potete provare gratuitamente. Penso sia ancora valida questa cosa, Vince. Il primo episodio è gratuito su iOS. Ah, oddio, non e invece sugli altri va appunto comprato in blocco più o meno. Almeno un episodio provatelo, in caso anche se dovete spendere i soldi, perché stravale la pena. Va bene, quindi vi saluto. Io vi saluta Vincenzo. Vi saluta Pierpaolo e anche Pierpaolo. Ci vediamo settimana prossima. Ciao.